uomini che toccano il denaro come fosse un'energia, uomini che perdono la loro vera voce molto presto nella vita, che parlano di cose che non hanno mai visto nella loro vita. Milioni di uomini a cui altri uomini hanno distrutto il corpo, modificato i sogni e posseduto la coscienza in cambio di luce artificiale. Uomini che adorano la scienza come fosse Dio e nominano Dio come fosse vero e hanno affidato il proprio corpo al magico potere dell'informazione universale. Uomini nascosti sotto una bandiera e come bambini tradiscono se stessi e gli altri per paura. Guardano la televisione solo 5 minuti alla settimana. Per questo si sentono migliori di altri uomini, ma comunque non riescono a farla finita. Uomini che parlano di arte come fosse natura e guardano la natura come fosse un quadro. Uomini che prendono le difese di jugoslavi, indios, portoricani, africani, indiani, così li fanno morire. Ci sono uomini giovani che entrano in centri sociali come in una chiesa, non li capisco. Uomini vecchi che piangono abbandonati e muoiono soli ovunque nel mondo, ma non c'è davvero niente che possiamo fare. Uomini che parlano di anima, reincarnazione, spirito e non sanno nemmeno loro di che cazzo stanno parlando. Uomini che detestano questa società e hanno già pronte le loro nuove regole, ma dovranno usare le armi, come sempre. Ci sono milioni di uomini che hanno perso la ragione per paura della solitudine. La solitudine che opprime, la solitudine che dilata la mente, la solitudine che è malinconia di tutte le coscienze del corpo, la solitudine che è una striscia di sangue sulla propria porta, lasciata dall'angelo nella notte. La solitudine che umilia il potere e fa strisciare i suoi idoli ai miei piedi, uno per uno. La solitudine che è potenza del corpo, luce naturale e bisogno d'amore. La solitudine che smettere di avere paura, la solitudine che è la fine del regno di Dio,
cosa su questa terra è tenuto sotto controllo. Le macchine, gli uomini. Milioni di uomini, esseri umani, rinchiusi in prigioni, in manicomi, a Milano come Teheran, Los Angeles, Johannesburg, Cuba, Giappone, e non li possiamo salvare. Ognuno di noi può tentare di salvare se stesso. Ci sono uomini che si preoccupano continuamente delle guerre degli altri, così nascondono la propria guerra dentro ognuno di loro. Uomini che cantano parole in cui il senso è la morte dell'immaginazione, che suonano musica etnica perché nel loro vene scorre il sangue di missionari, mercanti e militari, e come loro pensano un nuovo ordine del mondo. Uomini che hanno inventato la parola arte, per mezzo della quale controllano e dividono esseri umani, inventano cataloghi di emozioni e producono guerre sante. Arte il cui concetto appartiene a chi l'ha creata, a chi possiede armi più feroci e il potere più vasto. Dovete battervi per instaurare il vostro, e non è uno scherzo. Uomini che hanno inventato la malattia mentale, psichiatri, gente che tratta i cervelli per conto del governo, e per dimostrarlo hanno distrutto il cervello di milioni di esseri umani, e così hanno inventato le droghe, i tossicomani, la pazzia, i psicofarmaci. Inventano il bene e il male e tengono sotto controllo ogni pianta o fiore presente su questo pianeta, e hanno inventato una sola mente possibile. E allora diventate incurabili. Uomini intellettuali che passano il tempo a frugarsi nelle tasche l'uno con l'altro. Uomini che collaborano con il governo, leggendo giornali, ascoltando radio, guardando televisione, giocando con i computer. Uomini che parlano di tabacco mortale e non una parola sulla radioattività che contiene. Uomini che vestono in uniforme, armi nelle tasche e fanno paura, perché hanno potere assoluto, perché ce ne sono milioni in tutto il mondo e hanno le armi migliori e sono tutti d'accordo, perché sono un esercito organizzato per difendere il cuore della grande macchina. Le masse di gente si aprono quando passano con le loro sirene ad alta velocità, e poi le ali si richiudono. Silenzio, nessuno può parlare, il grande fratello ascolta. Fanno paura perché sequestrano uomini che nemmeno conoscono, e lo fanno per conto di altri, giudici, direttori di manicomi e galere, nazisti, scienziati, agenti segreti, comunisti, e possono fare di me quello che vogliono. Ma continuo a pensare che tutti loro sono una sola banda di mostri, così come i cristiani, gli ebrei, i pacifisti, i buddisti, gli ecologisti, gli adoratori del culo di Satana, i principi indiani che uccidevano i vecchi cavalli a bastonate, e tutti gli altri che rappresentano sempre qualcos'altro, mai il proprio io disperato. Guardo la luna attraverso gli alberi e vedo i milioni di esseri umani, i miei compagni su questa terra. Ma come posso distinguerli se hanno una sola espressione? Come cazzo faccio a capire le parole se non parlano? Come cazzo faccio a distinguere la terra dal cielo se continuano a spostarli? Io sono cambiato. Il mondo non è cambiato. Qui intorno a me ogni cosa nel silenzio pronuncia il suo vero nome. Perché non gli uomini?
Perché non le banche merdose che usano il mio denaro per finanziare guerre e ricerche fantascientifiche? E quel denaro non è mio. Perché non gli scienziati completamente pazzi che volano nello spazio come avvoltoi? Perché non la Chiesa Cattolica, che stanotte 24 dicembre 95 rinnova il suo potere sul mondo? Perché mi sento staccato da terra, lontano dal cielo, e catene d'oro ai miei piedi? Milioni di uomini, tutti insieme, sono un unico animale, grasso e squilibrato, con pelle di alluminio, senza muscoli né ossa, solo l'osso del cuore. Che non capiscono che il nuovo mondo esiste oltre ogni stato, politica, governo e religione. E come dire la verità su se stessi, senza sentirsi perduti.